Non è ancora terminata la storia giudiziaria che vede coinvolto il comune di Saraconsilina ed il terreno di località Fonti che ospitava una scuola elementare. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dal comune. La nota vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo all'attribuzione della rendita presunta per gli edifici fantasma ai proprietari del terreno, i quali misero in moto la macchina conoscitiva per cercare di conoscere le reali condizioni di appartenenza proprietaria e la conseguente responsabilità erariale del fondo. E così, dopo un silenzio di diniego e ricorsi al TAR volti ad ottenere l'accesso all'incartamento sull'espropriazione del fondo ed un provvedimento di rilascio di risarcimento da illegittima occupazione, appurata la proprietà del terreno in capo ad una coppia di coniugi di Saraconsilina, il TAR Campania, con una sentenza del 13 dicembre 2021, ha respinto le eccezioni sollevate dal comune, riconoscendo il diritto dei ricorrenti, quindi dei coniugi salesi, di ottenere o il rilascio del terreno o il pagamento di un indennizzo. A questo punto il comune di Saraconsilina, rappresentato e difeso dall'avvocato Messina, ha impugnato la sentenza del TAR, ritenendo non definitivamente chiarita la questione relativa alla proprietà del terreno e in ogni caso la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per i periodi di occupazione illegittima precedenti 5 anni dalla prima richiesta del risarcimento. Il 30 maggio scorso è stata resa nota la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto l'appello proposto dal comune di Saraconsilina. Un arresto temporaneo in attesa che il comune deciderà se restituire il terreno previo ripristino dello stato dei luoghi o ripagare i proprietari con un indennizzo, e che per ora vede il comune stesso condannato al pagamento di 8.000 euro a favore dei proprietari del terreno quali spese per il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato.